Bentornati sul canale. Come avete visto ieri, abbiamo caricato la macchina sul furgone gentilmente prestatoci dai tonali. E qui abbiamo Baba Yaga senza muso, perché tanto per fare quello che possiamo fare oggi, prova di potenza, il muso non ci servirà. Almeno io potrò intervenire su anticipo candele, potuto anche levare una porta di emergenza. Siamo pronti, siamo in strada, mancano un centinaio di chilometri per arrivare da Acme, dal buon Teo, che ci darà la possibilità di agganciare i mozzi di Baba Yaga ai suoi hub dyno e vedere finalmente quanti cavalli fa. Quanti cavalli fa. Ricordatevi che c'è in ballo una sfida partita sul mio Instagram, e se non mi seguite andatemi a seguire, dove chi avrà beccato i cavalli esatti vincerà una mystery box marchiata PMG Racing e la possibilità di comparire proprio in questo video. Adesso si va, ciao! Siamo arrivati dal buon Teo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ciao! Amico mio, ciao! Devo entrare di muso, di culo? Già togliere le ruote sarà un cinema. Caffè? Sì. Mamma mia, sai che ogni tanto le robe le fai tu. Normalmente i banchi prova, no? Sono dei rulli per terra. Poggi la gomma e scarichi la potenza della gomma dentro sul rullo. Ovviamente con questa macchina qua è quasi impossibile, se non impossibile, rullarla su dei banchi normali. Qui, avendo l'hub dyno, come lo chiamano gli americani, direi proprio che ce la possiamo fare. Come sarà? Un disastro. Si possono tirare giù quelli? Sì, sì. Beh, allora facciamo una roba. Possiamo puntare il crick sul differenziale. Sì. Spostiamo la macchina indietro. Forse o la arretriamo e allora riesco a stare con questo. Ottimo. Dobbiamo... Vuoi darmi due consigli? Tu cosa faresti? Taglieresti anche tu la carrozzeria col tuo papà? Ma ho fatto il lavoro da cani, sarebbe da togliere gli ammortizzatori e fare due barre rigide un po' più lunghe al posto degli ammortizzatori. Attrezzo per tagliarlo in maniera decente. Ma è il re del taglio. Flessibile. Flessibile classico? Sì, usiamo il flessibile classico. La rastremiamo da qui. Devo solo sto labbro qua. Sì, sì, è come il gioco cinese, no? Devi cacciavite. Mi sa che vinci quello che ha scritto zero sulla scommessa. Me la sono tirata, ho detto magari non riusciamo a frangiarla, dove vince chi dice zero. Già in tre hanno scritto zero, zero. Cioè, toccasse in un modo. Facevo prima smontare il motore della macchina e mandarlo a rullare al dyno. Ho capito, cosa proponi? Che la lasciamo qua legata come opera d'arte moderna e ce ne fregiamo dei coglioni. Mi sembra buono. Bello, lì avanti. Dopo ben 4 ore di lavoro e tentativi siamo riusciti ad attaccarla e ora siamo pronti a provare. Anche te, che il range tira dritto. Vabbè, adesso io ho frenato da 3000.
qui probabilmente sta slittando il freno, poi quando prende da 4000 a 6,5 hai praticamente potenza costante, la coppia scende. Non so se vuoi iniziare a giocare un po' d'anticipo. Benzina a posto secondo me. Sì, anche secondo me. 12,4. Adesso prendo la pistola, guardo con te. Coppia tua, il picco a 1100, sì, 1100 Nm a 4200. E siamo tornati, ragazzi, tornati in PMG. Quindi finalmente abbiamo il dato, che non è correttissimo però, e vi spiegherò perché. Vi spiego come mai, purtroppo, rullare una macchina come questa, con un motore, un cambio del genere, non è proprio la cosa migliore farla su uno chassis dyno, come lo chiamano gli americani, ovvero su un banco prova dove tu appoggi la macchina, che sia rulli o che sia hub dyno. Questa è un'auto con un cambio automatico a due marce Powerglide, con un convertore di coppia che stalla altissimo, questo perché io parto a 5500 giri e tiro fino a 7500. Il convertitore di coppia non è come una frizione che una volta sganciata c'è trazione, presa diretta tra motore, cambio, cambio e ruote. Il convertitore viene mosso da dell'olio. In base a come è costruito questo convertitore, slitterà più su di giri per portare il tuo motore senza trazione più vicino al momento di coppia massima. Cosa succede? Più il motore è potente, più la macchina è pesante, più si ha trazione, a un certo punto il converter si chiuderà. Chiudendosi smetterà di slittare e ti darà la lancio, la trazione completa tra motore e cambio. Sul banco prova, purtroppo, per quanto il banco prova sia frenato, per quanto le celle di carico del banco prova più si sale di potenza più tendono a frenare, il convertitore non si chiude mai. Infatti sul banco prova ho avuto una velocità d'uscita a 7400 giri più bassa di quanto non faccio veramente in pista a 7200, perché io finisco sul finish line a 7200 giri a 230 km all'ora, mentre a 7400 giri nella stessa marcia, la stessa macchina sul banco prova ne ha fatti solo 197, questo perché continuava a slittare il convertitore di coppia. Il banco serve in questo caso per fare il setup, noi abbiamo fatto il setup di anticipo, setup di carburazione, abbiamo trovato una linea, una quadra per la quale la macchina va sempre uguale, che è quello che serve a me, costanza. I cavalli però non sono quelli che ci aspettavamo, o in realtà, vi faccio un altro esempio, ci sono dei calcolatori, li potete cercare, si chiamano Quarter Mile ET Calculator, dove tu inserisci il peso dell'auto e i cavalli, che è il dato dei cavalli, e ti dicono precisamente quanto devi fare sul quarto di miglio. La mia macchina ha percorso nel suo miglior tempo il quarto di miglio in 9 secondi e 19. Ebbene, se avesse veramente avuto i cavalli che ha dichiarato il banco, io dovevo percorrere il quarto di miglio in 9 secondi e 67. In realtà io sono molto più veloce, perché ragazzi, la potenza riscontrata sul banco prova è di soli 675 cavalli e 1100 Nm di coppia. Ma informandomi sui vari forum ho visto che quando si provano le macchine con il convertitore di coppia molto alti e il banco non ha modo di leggere questo convertitore, non ha modo di inserire nell'algoritmo questo dato, si ha un picco immediato di coppia, ed è proprio quello che abbiamo avuto, un picco immediato di coppia a 4000 giri avevamo già 1100 newton e poi una costante, esattamente quello che accade, stando a questi forum, con le macchine con alto convertitore, cosa che io tra l'altro non sapevo. Quindi non chiudendosi non riesco ad avere alle ruote tutta la potenza che in realtà la macchina su strada, su pista, con la colla, con il peso, con la massa della macchina ha. Se
Facciamo i calcoli per spostare una macchina di 1250 kg con pilota, quindi Baba Yaga con me sopra, a 9 secondi e 19, i cavalli necessari sono 820. Ora, quello che mi interessava era sapere quanti cavalli faceva per capire che categoria andare a fare Hockenheim. Purtroppo, non sapendolo, mi iscriverò in Pro ET. Probabilmente sarò troppo veloce come Pro ET, però farò il primo lancio giù tutto per capire quanto fa. A quel punto, quando Hockenheim, che è una situazione di pista perfetta, anche se leggermente in salita, vedrò quanto fa la mia macchina, con l'algoritmo in base al peso scoprirò di fatto quanti cavalli fa. Ma non demordete, ragazzi, perché a fine stagione, dopo Hockenheim e dopo Rivanazzano, tirerò giù il motore di Baba Yaga e lo porterò su un Dynaflow vero, un banco prova, dove aggancerò il motore direttamente sul banco e così vedremo la differenza, se ha realmente 675 cavalli o se in realtà ne ha come il calcolatore di tempo dice. Spero che vi sia piaciuto questo video, ragazzi. Mi dispiace di non avervi potuto premiare perché nessuno ha azzeccato il dato preciso, 675 cavalli, qualcuno ci è andato vicino, c'era un 666, ma vedrò di fare altre sfide in modo da darvi l'opportunità comunque di vincere la Mystery Box PMG e di comparire in uno dei miei video. Ragazzi, a presto, ci vediamo a Hockenheim. Ricordatevi che ci sarà la diretta su Instagram di ogni lancio che farò. Quindi se non mi seguite, seguitemi qui, e se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, perché 27, 28 e 29 agosto saremo a Hockenheim e vedrete i lanci in diretta direttamente sul mio profilo Facebook.